Ennesimo appuntamento con Questa è la Roma, stavolta lo spaccato e con l'opinionista Marco Ferrazzoli. Riparliamo di calcio con la Roma, con la nazionale, dopo due extra time dedicati al sociale, a Roma, alla nostra nazione, e dedicati ancora alla nostra nazionale di calcio targata Conte. Marco Ferrazzoli, buonasera. Buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori, buonasera a tutti. Come stai, Marco, innanzitutto? Tutto bene, tutto bene. Ho un piccoletto da accudire, e quindi sono molto contento, sto sempre con lui e sto sempre appresso a lui. Un nuovo romanista aggiunto al grande popolo giallorosso. Come si chiama tuo figlio? Gabriele. Gabriele, quanto ha Gabriele? Adesso ha 6 mesi e mezzo. Quindi piano piano sta crescendo. Dorme la notte tranquillo o fa passare qualche sonno agitato? È buonissimo, un angioletto. E allora ha ripreso tutto dalla mamma e non dal papà, no? Giustamente. È poco assicuro. Come si dice in gergo. Allora, con te Marco, soddisfatto della prima uscita della Roma, anche perché, io lo posso dire tranquillamente, Marco Ferrazzoli, romanista doc dalla testa ai piedi, però quest'anno è leggermente scettico sull'andamento della squadra giallorossa. Io invece ritengo che se la difesa verrà puntellata bene... questa è una squadra che non regala niente a nessuno, però, o no? Certo, sì, la squadra è fortissima, è una delle squadre più forti negli ultimi anni, sicuramente. Però certo c'è sempre quella incognita Juventus, che secondo me parte sempre con un piede avanti. E quindi, ecco, solo per questo sono, perché comunque il campionato è lungo, può succedere tutto, quindi non è che, diciamo, la Roma ha già le mani sullo scudetto, ecco. Secondo me è sbagliato pensare questo. Bisogna lottarlo, conquistarselo giorno dopo giorno, con tanta fatica e tanto impegno e tanta abnegazione. Marco, sarebbe assurdo dire dopo la prima giornata non già abbiamo lo scudetto in tasca. No, assolutamente. Infatti bisogna giocarselo, ce lo possiamo giocare, però ecco, è aperta la partita, secondo me è aperta con la Juve, perché comunque la Juve è sempre una bella squadra e parte sempre con un piede avanti. Ecco. Della partenza di Benatia, che sensazione hai, Marco? Mi dispiace, perché secondo me l'anno scorso, dopo il capitano, è stato il migliore in assoluto. Ma i nuovi acquisti possono rimpiazzarlo molto bene, però. Sì, penso di sì, però certo conosceva già i sistemi di gioco, conosceva tutto, insomma, se rimaneva lui eravamo un po' più avvantaggiati, però è partito, noi sappiamo che quando un giocatore si mette in testa di andare via, va via, non c'è niente da fare. Esatto. Quindi, capitolo chiuso, si va avanti con i nuovi acquisti, e sono dei buoni giocatori, e penso sono stati anche bene. Anche perché poi non ti scordare che a gennaio rientrerà Strootman. Sì, esatto, quello sarà il vero valore aggiunto di questa squadra. Strootman è veramente calciatore formidabile. Secondo te è una squadra che può dare il suo meglio in Europa, quindi in Coppa dei Campioni, eventualmente in Coppa UEFA, se uscisse da questo girone di ferro della Coppa dei Campioni, o più in campionato, o tutte e due i fronti la Roma potrà essere protagonista? Ma guarda, secondo me se la vuole lottare nel girone, perché comunque non è che ci sia, c'è una distanza abissale, secondo me, quindi non bisogna avere paura. Certo, non abbiamo esperienza, però la squadra c'è, non è che c'è una distanza tecnica abnorme, diciamo, secondo me, con le altre squadre, anche CSK Mosca, sì. Sono delle squadre rodate, però secondo me non c'è tutta questa differenza. Quindi per la Champions League sono molto fiducioso. Per il campionato bisogna vedere, perché fino all'ultima giornata la Juventus sarà lì, quindi ce lo giocheremo sempre sicuramente fino all'ultima giornata. Marco Ferrazzoli, sarà una bella lotta. Roma, Juventus, il terzo incomodo, chi potrebbe essere? Ma secondo me forse adesso direi il Milan. E il Milan? Ma non è un fuoco di paglia il Milan? Con l'ultimo acquisto io direi il Milan, perché l'Inter non ci credo tanto, è una squadra compatta ma non mi piace, diciamo. Il Milan comunque, se può avere, ecco, Inzaghi ha portato un po' di vivacità, di freschezza,
ricchezza, e con questo acquisto, con l'ultimo acquisto di Dolles, secondo me è un po' più avvantaggiato, certo, ma comunque non, sicuramente non lotterà per lo scudetto, quello no. Parliamo però di un Milan che potrebbe essere di rincalzo a Roma-Juventus, e il Napoli? Il Napoli no, secondo me il Napoli viene dopo. Secondo me viene dopo, perché non mi dà tanta fiducia, non mi dà come squadra tanta fiducia. Invece una sorpresa che potrebbe essere un outsider vero, ci può essere in Serie A questa sorpresa o è tutto scritto, previsto come l'anno scorso? Ma sorpresa, diciamo, per la lotta allo scudetto non penso, sono queste le squadre, sono queste qua, quindi secondo me anche la Fiorentina la metterei comunque fuori dalla lotta per lo scudetto. E quindi secondo me c'è la Juve, la Roma, e i milanesi, dai, diciamo i milanesi. Tra queste quattro ci saranno, sicuramente usciranno le prime tre, ecco, diciamo così. Usciranno le prime tre. Ma in Europa queste squadre italiane, adesso al di fuori della Roma, ti aspetti situazioni molto positive o prenderemo gli schiaffi come l'anno scorso? No, secondo me sono molto positivo per la Champions, perché non so, questa sensazione, comunque noi siamo forti e non dobbiamo avere paura di nessuno, ecco, se non abbiamo paura di nessuno, giochiamo come Garcia vuole, siamo forti anche noi, quindi battersi non è facile per nessuno. Sì, questo assolutamente così, però la realtà dei fatti poi ci porta a ragionare su una differenza di valori che esprimono i vari campionati. Per esempio, all'inizio della trasmissione Virgilio ci ha raccontato che negli altri campionati si gioca a velocità supersonica, qui in Italia si cammina e si passeggia, e così facendo si dà la possibilità a Torres, Pirlo, Totti di giocare pure oltre i 40 anni. Certo, vabbè, questo sì, sicuramente c'è un fondo di verità in questo, però diciamo, ecco, uno deve essere anche fiducioso e positivo, che insomma la squadra può fare delle buone partite, delle belle partite, e secondo me anche nel girone noi non è che siamo catalogati per forza come terzi o come quarti, secondo me possiamo arrivare ai secondi tranquillamente, veramente tranquillamente, andare avanti, poi dopo, ecco, dopo insomma non so dove andremo, perché comunque poi diciamo che sono fenomenali, quindi. Diciamo però, che dai, sono fiducioso. Diciamo che il dopo si vedrà momento per momento, scalino dopo scalino, no? Certo, tutto quello che viene è tutto riguadagnato. Lo scudetto ce lo giochiamo tranquillamente, speriamo sia un campionato corretto, equo, è solo questo che intendo. Poi per diversi valori i valori del campo usciranno fuori sicuramente. No, hai detto bene, campionato equo, ma sarà un campionato equo? Mi auguro di sì e voglio credere che sia così. Ecco, crediamo. All'inizio sono anche, ecco, non voglio essere, voglio avere alibi e tutto. Dai, diciamo che sarà un campionato equo, ci sono anche buone notizie per lo stadio della Roma, quindi ecco, pare che inizieranno, che questo stadio si farà, e quindi il futuro è roseo, è fuori roseo, perché gli americani stanno facendo quello che hanno detto, insomma, ecco, mantengono fare della Roma uno dei club più forti del mondo, e quindi questi passi sono giusti, per adesso sono giusti, la squadra, hanno fatto una bella squadra, quindi la nazione, Sabatini ha fatto veramente una bella squadra e non ci possiamo di certo lamentare. Nazionale ieri sera è andata benone, però era un'amichevole. Martedì ti aspetti la stessa grinta che Conte è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi, o sarà un'altra partita e lì vedremo il vero valore della nostra nazionale di calcio? Beh, sarà sicuramente un'altra partita, perché è una partita che conta, ma la grinta penso che ci sia, perché Conte altrimenti dopo 2 minuti si butta fuori, quindi non è Prandelli praticamente. No, Conte, se non giochi con grinta a 2 minuti e ti butta fuori, quello è poco ma sicuro. Su quello, anche se a me non è tanto simpatico, ma comunque bisogna riconoscere che la grinta non gli manca.
assolutamente. Poi come allenatore della nazionale ci potrà essere tantissimo antipatico, ma se porta i risultati a casa ben venga, no? Sì, beh, certo, per noi romanisti vedere Conte in nazionale è un attimo un brivido. È vero, confermo. Però a me è un brivido. Però devo dire, sempre la nazionale, uno poi le partite le guarda indipendentemente da tutti, poi ecco. Comunque inizia bene, ha convocato, diciamo, le nostre stelle migliori, quindi per adesso si va bene. Quindi si spera, insomma, che andrà bene. Marco Ferrazzoli, certo. Io ti ringrazio del tuo intervento. Allora, se adesso lo vorrai risentire, puoi andare sulla bacheca di Facebook del mio canale Roberto De Angelis con la WS e dopo sarà direttamente sulla tua in serata. Perfetto, allora ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori e un buon campionato a tutti. Esatto, è una buona Champions a tutti. Esatto, ringrazio te della collaborazione e della cortesia. Ok, ancora grazie e una buona serata a tutti quanti. Ciao Marco, grazie. Buon fine settimana, ciao. A te e la tua famiglia, grazie, ciao ciao. Grazie. Ringraziamento così a Marco Ferrazzoli, io vi dico di attendere qualche istante perché tra un po' avremo il prossimo collegamento, ma prima di avere il prossimo collegamento dobbiamo ringraziare sempre Valcor, calzature, borse, abbigliamento in via di Tor Sapienza 35 ABC. Borse, calzature, abbigliamento, accessori, andate in via di Tor Sapienza 35 ABC e non ve ne pentirete, andate a nome di Stapp Radio, di Stefano Tini, di Roberto De Angelis e oltre il prezzo promozionale già forte avrete una bella sorpresa, non vi diciamo quale. Via di Tor Sapienza 35 ABC, Valcor, calzature, borse, abbigliamento, accessori a vostra completa disposizione. Tra qualche istante di nuovo un collegamento di Questa è la Roma.